Pensando che oggi vorrò aprire il video in una maniera diversa. Sono le 11.34. Quindi ragazzi, buongiorno, buona giornata a tutti. Qua è il vostro negozio e con l'ambulanza di sottofondo e una cicala infame, benvenuti tutti quanti in questo nuovo video bomba. Yo! Questo si preannuncia un video molto importante per Ronaldo Jr. Perché durante la sequenza temporale di quello che abbiamo visto, no? Di tutte le pazze che ha fatto Ronaldo Jr., che ragazzi sarete tutti d'accordo con me che è stato un bomberone Ronaldo Jr. a fare tutto quello che ha fatto, che sia stato bello o brutto. Comunque ragazzi, Ronaldo Jr. è il nostro eroe, il nostro mini eroe, perché il nostro eroe è CR7. Per cui ragazzi, Ronaldo Jr. oggi sta per ricevere una notizia veramente, veramente interessante. Per cui non perdete il video fino alla fine, anche perché lo diremo a papà Ronaldo, che tra l'altro adesso è molto impegnato con la Juventus, quindi già sapete tutto. Quindi io vi ricordo ragazzi che è importantissimo, a fine video saluto 5 di voi, quindi guardate i video anche per questo fino alla fine, così vi saluto. Se volete cercarmi, basta che cercate chiocciola Real Anthony, seguitemi, che a fine video ragazzi sapete che saluto 5 di voi, Real Anthony, qui in descrizione, insomma dove vi pare, in modo tale che mi potete seguire, così io faccio il possibile per salutarvi, perché capisco che siete tanti, io ragazzi cerco di fare il possibile per voi. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Ronaldo Junior, che attenzione, stiamo guidando la Lamborghini Sesto Elemento, perché ragazzi è da un po' che non la guidavamo, cioè era veramente tanto, poi tutte le cose che sono successe l'abbiamo trascurata veramente tanto, premesso che ragazzi Ronaldo Junior non può assolutamente guidare la Lamborghini perché non ha la patente. Potrebbe portare la Smart, che ce l'aveva, ce l'ha, ce l'abbiamo, lo sapete, ma stavamo usando una mini moto nell'ultimo periodo ragazzi, però era veramente tanto che non usavamo la bellissima Sesto Elemento che papà ci ha regalato. Vabbè, però lasciamo stare ragazzi, Ronaldo ha fatto quella pazzia lì quel giorno che gliela feci fare io, per cui piuttosto parlando di cose serie, questa cicala qua se non smette di scamare, ecco, mi ha fatto andare fuori strada con Ronaldo Junior. Se non smette di scamare adesso ragazzi, prenderò qualcosa e lancerò un molotov a caso dalla finestra, ve lo giuro. Non so se si sentirà nella registrazione, però vabbè, se si sente sti cazzi regà, se non si sente è meglio così. Sto correndo immediatamente a casa. Oddio, un orso, oh mio Dio, un orso, che cazzo, oddio quanto è veloce, ma che cazzo c'ha il turbo, il pepe in culo. Oh mio Dio, ragazzi, ditemi nei commenti se mi è mai capitato di trovare su GTA gli orsi, perché oh mio Dio ragazzi, da dove è uscito quell'orso. Vabbè, comunque ci stiamo dirigendo subito a casa, la villa che Ronaldo Junior ha comprato in segreto, che ora vi spiegherò anche tante altre cose, perché Jasmine ragazzi ci ha detto di correre subito, che ci deve dire una cosa importante. Io raga stavo andando a giocare con gli amici. Oddio, un altro orso, oddio, ma perché si trovano orsi in casa mia? E c'è un coniglio che cammina. Oh mio Dio, devo chiamare la forestale. Questo orso mi è passato di qua, mi poteva sbranare, porca miseria. Vabbè, lasciamo stare. Lasciamo prima di tutto la Sesto Elemento nel garage. Vi ricordo che questa casa l'avevo comprata da una vecchia signora pazza, che diciamo in segreto con i soldi di papà, no? E quindi quando Ronaldo l'ha scoperto ragazzi si era incazzato. Lui e la mamma mi volevano togliere la casa, no? Soltanto che poi, ragazzi, è successo che papà mi è venuto un po' incontro e ha capito le mie esigenze. Tra l'altro ha litigato di nuovo con Samantha, con la mia vera madre, quella biologica, e so che si sta fidanzando con una che si chiama Giorgina. Non vi dico nient'altro, ragazzi, capite da soli. Per cui, ragazzi, ha anche un bel po' da fare, però vediamo, me l'ha lasciata, diciamo, per il momento. Allora, Jasmine, cacchio, è andata quell'altra. Jasmine, mi hai fatto via di fretta, che mi devi dire? Ragazzi, dov'è Jasmine? Non trovo Jasmine. Ah ragazzi, il mio 14esimo compleanno si sta per avvicinare, porca miseria, e sono ancora indeciso dove festeggiarlo. Si sta per avvicinare Ronaldo Junior, mancano 10 mesi. Vabbè, lasciamolo stare. Dov'è Jasmine? No, ah, quella lì. Ehi zia, cioè zia, ehi tesoro. Cioè, ma non, prima ero abituato a chiamarla mamma, non lo chiamare più mamma. Dimmi Jasmine, che è successo? Mi hai fatto venire fretta fuori, è successo qualcosa? Like a questo video se ancora non l'avete messo, perché adesso ragazzi ci sarà la grande scena. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, per rimanere aggiornati.
scusate, per rimanere aggiornati con tutti i prossimi video. Insomma, Jasmine, che c'è? Ti vedo un po' seria. Cos'è? Non vuoi stare più insieme a me? Jasmine la vedo un po' timida, ragazzi. La vedete un po' timida ultimamente? C'è qualcosa che non va. O meglio, c'è qualcosa che mi sta nascondendo più che non va. Jasmine? Dimmi pure, che cosa mi devi dire? Dai, abbi il coraggio di dirmelo, qualsiasi cosa sia. Ti giuro che se c'è Icardi in casa gli brucio le palle. Cioè le palle quelle con cui calcia, cioè le palle quelle con cui si allena, non le palle quelle che pensate voi. Ma perché pensate sempre a me? Insomma, gli brucio i capelli. Ok ragazzi, mentre Ronaldo Junior e Jasmine stanno discutendo, che poi sto notando adesso che l'altezza di Ronaldo Junior combacia perfettamente con il petto di Jasmine. Però, va bene, sono dettagli. Allora, vi dico quello che si stanno dicendo. Ronaldo Junior è tutto serio. Jasmine sta parlando della loro relazione, di quanto a Jasmine piaccia, sia importante, no? E Jasmine sta chiedendo a Ronaldo Junior semplicemente, ragazzi, di fare il grande passo e di sposarsi. Che cosa? Cosa? Si vogliono sposare? Che? Ronaldo Junior? Momento, Jasmine ha chiesto... Cioè, dovrebbe essere il contrario in realtà, perché questa pazzia me l'aspettavo da Ronaldo Junior. Ma ragazzi, Jasmine sta parlando a Ronaldo Junior dicendo che lei è seria, è serissima e vorrebbe che loro due si sposassero. Ma ragazzi, ma sapete che Ronaldo Junior c'ha 14 anni? Nemmeno, ne ha 13. Non si può sposare con Jasmine. Non ci credo, ragazzi. Questi due si vogliono sposare e Ronaldo Junior ha appena detto di sì. Si sposeranno. Cosa? Cosa? Ma perché? No. Ma allora, io dico, lei è pazza, Ronaldo Junior è il doppio più pazzo che sta accettando questa proposta insensata. Cioè, pure io, ragazzi, dico che è insensata, perché la serie può andare avanti anche in altri modi, non facendo per forza questo matrimonio. Ragazzi, io sono sempre dalla parte di Ronaldo Junior, lo sapete, anche se fa scelte sbagliate o giuste. Siamo tutti dalla parte del piccolo Ronaldo Junior. Quindi, ecco ragazzi, sapevo che dovevamo dirle di no. Jasmine è il più incontenibile dei tifosi della Francia quando hanno vinto il mondiale. O meglio, i tifosi del Sudafrica, scusate. Per cui, adesso... Sì, sono contento anch'io. Cioè ragazzi, Jasmine sta proprio esplodendo di gioia, perché per lei è l'avvenimento più importante di tutta la sua vita. Porca miseria, ci sta. Ma Ronaldo Junior c'ha 14 anni, va bene. Ah, Jasmine, sai cosa? Dovremmo andarlo a dire a mamma e papà. Cioè, dovrei dirlo a papà più che mamma, perché mamma ormai ho capito che se ne andrà di casa, perché papà si sta sedendo con un'altra donna, la mistica Georgina. Per cui dovrei andarlo a dire a papà. Ma che cavolo è lei? Che cosa ti fa in casa mia? Ragazzi, la signora mi sta guardando un po' male. Ma scusi, ma lei non sarà mica la mamma di Jasmine? Jasmine, puoi venire qua un momento? Ma chi è sta signora? Oh, ragazzi, ma c'è qualcos'altro che dovrei sapere? Non sarà mica un matrimonio a tre. Ragazzi, non è nessun matrimonio a tre. Semplicemente questa qui è la wedding planner. Sì, magari si spiegasse prima. Ragazzi, la wedding planner, vi spiego velocemente che cosa in due secondi, è una persona a pagamento che si fa pagare per organizzare il matrimonio. Quindi la sala, il ricevimento, le posate, la tovaglia, i cazzi, i mazzi, le bombe e via dicendo, no? Quindi sicuramente Jasmine l'avrà chiamata. E se avessi detto di no, che non volevo sposarti? Attenzione, momento critico, perché Ronaldo Junior si sposerà con Jasmine. Io glielo dovrò dire in ogni caso, anche perché Jasmine, ragazzi, stiamo da 3 mesi, nemmeno, e già mi vuole sposare. Ragazzi, prevedo guai in vista. Comunque, Ronaldo Junior, io aspetterei a dirlo a tuo padre, forse al posto tuo. Oddio, da dove esce quell'aereo gigante? Non avevo mai visto uno così. Ecco, papà mi dovrebbe regalare un aereo per il mio matrimonio, ci sta. Riesco a distinguere papà? No, ragazzi, non riesco a distinguerlo. Vabbè, penso stia là in mezzo. Mi scusi, signora, sono il figlio di Ronaldo. Vabbè, mi conoscete. Devo parlare urgentemente con mio padre. È possibile, un momento? Guardate Agnelli come sta facendo il tifo per Ronaldo. Assurdo, raga, quanti sono i gasati. Ah, e vorrei una borraccia perché sto morendo di sete. Ah, laggiù su quella cosa lo vado a prendere e torno. Ragazzi, non so perché, ma la signora qui mi sembra piuttosto incazzata. Sta dicendo che anche se chiamo il figlio del campione del mondo di CR7, sta facendo i suoi allenamenti e come da regolamento non può essere disturbato. Quindi dobbiamo aspettare che finiscano di allenarsi. La signora sta dicendo che su questa cosa lei è rigida, perché è lei che dirige, diciamo, questa parte della giornata. E per la signora qui dice che dobbiamo aspettare che papà finisca gli allenamenti. Metti che non ti incazzi, anche perché non puoi incazzarti perché stai facendo un allenamento, per cui
Oddio, la faccia di Ronaldo, ragazzi, quando sente queste cose diventa subito diversa. Guardatelo in faccia come è diventato incazzato. Ti dare una bella notizia. Io mi sposo con Jasmine. Yeah! Ragazzi, secondo me Cristiano adesso sbotta. È troppo calmo, non è possibile. Che sta succedendo? È una candy in camera, ditelo tutti, è una candy in camera. Ragazzi, Ronaldo Junior mi ha appena detto che si deve sposare con Jasmine. Ha appena 13 anni e ha deciso di sposarsi. In minuti avvengo a darti la risposta. Dunque, Ronaldo, riflettici su, riflettici su. No, io non ci rifletto su. Colpo segreto, tiè! Oh, oddio, tranquilli, è tutto a posto, non intervenite. Tu, cosa vuoi fare? Ti vuoi sposare? Dai, zitto tu. No, mi scusi, signor Agnelli. Ti vuoi sposare? Ma lo sai che c'hai 13 anni? Scusa, Quadrato. Scusi, signor Agnelli, Ronaldo, controllati. Ronaldo Junior, rispondi a tuo padre, rispondi, tranquilli signori, tutto normale. Ronaldo Junior, vuoi fare a botte con tuo padre? Va bene in allenamento, ti ho detto che non ti puoi sposare, sei troppo piccolo. E se ti do i calci con le scarpe a tacchetto, ti fai male, basta. Ho fatto un liscio. Ronaldo Junior, non ti puoi mettere contro tuo padre, sei troppo piccolo per sposarti. Voi che state guardando, tranquilli, è tutto normale. Ronaldo Junior, tuo padre dice di no. Aia, sei troppo basso, non ti riesco a colpire. Ma il colpo segreto non fallisce mai. Tieni, no. Aia, ho perso anche un po' di sangue. Tieni, colpo segreto, yeah. Ho perso sangue ancora. Ragazzi, sono riuscito a far allontanare Ronaldo Junior, a farlo ragionare e dirgli che ovviamente non ne possiamo discutere adesso. Per cui, scusate a tutti, ma succede sempre questa cosa. E non guardatemi male, assolutamente. Ora, vai. Anche perché, ragazzi, io devo continuare. Dai, ragazzi, torniamo a fare gli allenamenti. Abbiamo preso già troppo tempo di pausa. Non ci credo, ragazzi. Non solo ho dato la bella notizia a mio padre, ma si è incazzato. Abbiamo fatto una pessima figura con tutti. Ora non so se mi prenderanno le giovanili della Juventus. E non è manco contento. Va bene, ragazzi, me lo dovevo aspettare da parte sua. Scusate per la brutta figura. La signora mi sta guardando male perché abbiamo fatto perdere un sacco di tempo. Dice che la prossima volta non ci fa più entrare, anche se siamo il figlio di Ronaldo. Quanto è antipatica sta signora, eh? Più simpatico Tony F da Dark Polo Gang. Guarda questa, guarda. Va bene, ragazzi, a quanto pare abbiamo avuto una delusione, perché pensavamo che papà sarebbe stato felice alla notizia. Ma io, ragazzi, lo sapevo che Ronaldo avrebbe reagito così. Ronaldo Junior ovviamente si aspettava qualcosa di diverso. Ok, ragazzi, sinceramente mi dovevo aspettare questa notizia, ma non so adesso Ronaldo Junior come la prenderà, per cui fatemi sapere voi come vorreste che andasse a finire al Burger King a mangiare un bel panino. Salve signore, come va? Tutto bene? È un po' di tempo che non ci vediamo. Sì, un panino, grazie, un panino. Tanto Ronaldo Junior si strafoca. Quindi, ragazzi, mentre Ronaldo Junior si strafoca di panini, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, un bel pollicione in su, commentate con quello che vorreste vedere adesso, perché sapete le cose come andranno a finire. E mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, accompagnato sempre a tanti mi piace per supportare la serie, il nostro Ronaldo Junior, che Ronaldo Junior, quanti panini ti vuoi mangiare? Non lo so. Quindi grazie a tutti per la visione e come promesso, ragazzi, saluto gli ultimi di voi su Instagram. Quindi, ragazzi, come promesso, voglio salutare Cristia6009, Carlucci Stefano, Vaninging, Uranic104 e Massimo Salemmi. Sì, Salemmi, giusto. Quindi, questi sono i 5 bomber di oggi che ho salutato. Se anche voi vi state chiedendo come poter essere salutati, fate come Ronaldo Junior, che prende il suo telefono e viene qui a seguirmi su Instagram. Per cui fatelo anche voi, ragazzi, ci mettete veramente 2 secondi, proprio 2 secondi, a cercare @realento e di venirmi a seguire, così avete la possibilità di essere salutati da me. Per cui direi che per questo video è tutto. Qui è Ronaldo Junior al Burger King a strafocarsi di panini. Come gozzo, grazie a tutti per la visione. E questo matrimonio si fa o non si fa? Nei commenti. Ciao!